E adesso parla lei, parla Vicenza, parlano i vicentini. Oratorio di Bertesinella, la sala prima è vuota, poi è piena in pochi minuti. Facce vere, sincere, autentiche. Commercianti, residenti, pensionati, giovani, anziani. Una platea con più di un centinaio di persone. C'è la politica di Vicenza, nella folla si intravedono sparsi consiglieri comunali di centrodestra, ex assessori, c'è il vice sindaco di centrosinistra, Isabella Sala. In bicicletta arriva, sfidando il buio e il freddo, l'assessore alla mobilità, Cristiano Spiller. Ma quando i commercianti iniziano a raccontare, a raccontarsi, a denunciare problemi, ombre e preoccupazioni, non ci sono parole di miele né per chi governa né per chi ha governato. Siamo un po'... un po' tristi con la politica, perché siamo stati un po' traditi da ambo le parti. Applaudono i cittadini che sono lì, denunciano episodi di delinquenza e chiedono sicurezza. La sicurezza soprattutto, sì. C'è questo personaggio che gira in scooter, che va in giro a spaccare finestrini e ad aprire macchine. A Bertesinella chiedono più attenzione. Sì, ci vorrebbe un po' più di attenzione, sì. Che l'amministrazione guardasse un po' di più e ascoltasse un po' di più le persone. A Bertesina mancano servizi. Mancano, sì, le servizi, senz'altro. Nelle case del comune di Piazzale Cocchetti gli inquilini si sentono abbandonati. E purtroppo ci hanno abbandonati. Disastro, guai, acqua che è piovuta dappertutto, adesso ci hanno lasciato senza capottini, i campanelli un anno che non funzionavano, ce li hanno sistemati, rattoppati lunedì, non ne possiamo più. Uno dei grandi temi però è la ciclabile, di cui noi di Rete Veneta ci eravamo già occupati. Una pista che sta crescendo davanti ai negozi, laddove prima le auto di chi doveva fare acquisti sostavano velocemente, mentre adesso per le macchine non c'è più spazio e nemmeno per i clienti. Si chiede appunto solo di avere la possibilità di utilizzare i parcheggi come sono stati autorizzati. Alla fine compare anche il sindaco, Giacomo Possamai. Una sola cosa dico, poi si può sbagliare, fare giusto. Tante volte sbagliare di sicuro. Questa è un'amministrazione che non vuole nascondersi. Nell'assemblea pubblica di Bertesinella, il mondo politico, centrosinistra e centrodestra, ha capito che bisogna drizzare le antenne, che non si può far finta di niente. E chi ha organizzato l'evento ha intuito che a Vicenza qualcosa si muove, che non è più tempo di parole. Le istanze che abbiamo raccolto ieri, le varie problematiche della zona di Vicenza Est, sono ormai certificate, scritte e verranno poi divulgate a tutte le figure politiche vicentine. Quindi non è più ora di parlare, ma è ora dei fatti.